Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato ripreso da un operaio che durante un turno di notte ha raccontato di vedere spesso una strana ombra nera aggirarsi nella fabbrica in cui lavora. Una notte in particolare l'uomo era praticamente da solo, nota subito l'ombra e decide di riprenderla con la sua telecamera. Ciò che è stato ripreso è davvero impressionante, questo è ciò che è stato filmato. Una guardia di sicurezza racconta la sua strana esperienza capitata durante un turno notturno. L'uomo era di guardia in un edificio quando all'improvviso su uno schermo una telecamera gli prende una strana sagoma bianca che tenta di attraversare due porte di vetro, quando all'improvviso una delle porte esplode frantumandosi in mille pezzi. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Un uomo di nome Ivano Costanos racconta che in casa sua si aggirerebbe lo spirito di un bambino. Secondo l'uomo, alcuni dei suoi familiari sarebbero riusciti a scattare alcune foto dove appare la figura di questo piccolo ragazzino che si aggira un po' dappertutto. Queste sono alcune delle foto dove viene ritratto lo spirito di quel fanciullo che appare in mezzo ad alcuni parenti. Un ragazzo di nome Guglielmo racconta la sua esperienza capitata una sera mentre era a casa sua col suo amico. Il ragazzo sente delle strane urla provenire al di fuori di casa sua. Lui e il suo amico decidono di andare fuori per controllare e davanti a loro si presenta questa strana figura. L'amico scatta una foto e questo è ciò che è rimasto impresso sulla fotografia. Durante un'esplorazione urbana, alcuni ragazzi entrano in un castello abbandonato in Messico. Mentre attraversano un piccolo corridoio, i ragazzi entrano in uno spiazzale. Uno dei ragazzi tira fuori lo smartphone e fa una piccola panoramica del luogo, riprendendo alcune stanze del castello. Durante il filmato, i ragazzi notano un particolare spaventoso. In una stanza del castello si intravede un'ombra completamente nera e sembra che stia osservando tutto ciò che fanno i ragazzi. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato.
Posso tomare una foto? L'ultimo filmato mostra queste bambine che giocano con la mamma. Mentre le piccole si divertono con la mamma, la porta della stanza incomincia a chiudersi da sola. Dopodiché si riapre come se venisse toccata da qualcosa di invisibile. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Alison, vai là! Alison! Alison! Alison, girati un passo! Muove la cadera! Muovela! No, mamma, Lupita! 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 No mames! No, Lupita! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡No! ¡El celular! Es como la Alison baila. ¡Alison! ¡Alison! ¡Alison, quírate un paso y mueve la cadera! ¡Muévela! ¡No mames, Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡No mames! ¡No, Lupita! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡No! E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!